Oggi vi voglio mostrare questo switch HP Management 48 porte con due porte SFP creato da Aruba, perché HP ha acquistato il reparto networking di Aruba e quindi ci tenevo a mostrarvelo. Nei prossimi video vedremo come configurarlo con un altro switch, come si configurano le VLAN e vedremo praticamente come andare a configurare le varie porte, i tag, non tag, VLAN, eccetera, eccetera. Andiamo all'unboxing. Allora, nella scatola troviamo manualino con garanzia e l'app Aruba Instant On, si può configurare infatti anche da smartphone, cavo di alimentazione standard classico e poi abbiamo un set di viti per configurarlo, per installarlo, rack, quindi ovviamente è installabile, rack, e questo è lo switch. Si presenta molto 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 bene, molto molto carino questo bianco con la scritta Aruba Instant On sopra, e frontalmente troviamo, lo apriamo, frontalmente troviamo le nostre 48 porte Ethernet, Gigabit Ethernet, 4 SFP, in cui acquistando il transceiver potremo andare a metterlo in comunicazione con altri switch direttamente in fibra. Le porte sono SFP, non sono SFP Plus, quindi Gigabit, e ha un tastino per il reset e il LED per gli UID, quindi per ricercarlo nel caso in cui nell'armadio abbiate diversi switch nell'armadio rack, riuscite subito a trovarlo. Questa è la versione con alimentatore singolo, si trovano ovviamente con alimentatori ridondanti, addirittura estraibili alcuni, ma se li amo ovviamente di prezzo. È un JL814A, è un modello abbastanza economico, però molto efficace e funzionale. A me piace molto, vedrete che il firmware che ha dentro, nonostante sia marchiato Aruba, è molto simile al firmware dei switch HP di cui siamo abituati a vedere. E vi mostro come è l'interfaccia di configurazione e tutte le sue caratteristiche. Una volta acceso lo switch e connesso alla rete, a una qualsiasi delle 48 porte, esso sarà raggiungibile sulla rete dall'indirizzo 192.168.1.1 nel caso non abbiate un server DHCP, oppure andrà automaticamente in DHCP. Lo troverete facilmente grazie al MAC address effettuando una scansione della rete. Di default ha admin come password senza alcuna password impostata. Ovviamente una volta effettuato il login vi verrà chiesto di andarla ad impostare. Nella dashboard trovate il system name, che è il nome con cui si presenta in rete, quindi una location se volete assegnargli una location per capire dove lo avete posizionato, e come vi dicevo dall'anteprima c'è uno switch per abilitare il device locator, quindi lo UID, quindi si accenderà una luce blu davanti allo switch che vi permetterà, se ne avete diversi in un armadio rack, di localizzarlo in maniera molto bella, rapida. In setup network potrete andargli ad assegnare un indirizzo IP statico e un gateway. Da qui avrete accesso ad altre informazioni di base, come la porta del web server di default sia in HTTP che in HTTPS. In questa sezione invece riuscite a cambiare il VLAN ID della rete management, quindi se volete che sia questa interfaccia di gestione sia raggiungibile da altre VLAN, da qui potrete andarle a cambiare. Ora mi fa vedere solo la 1 perché non ho creato VLAN ulteriori alla 1. Mi raccomando, nella sezione System Time andate a specificare un server SNMP, perché innanzitutto in manuale non potete utilizzare le schedulazioni e poi dovrete ricorrere a dei log, perché avrete delle anomalie, avrete l'orario sballato. Nella sezione User Management potete impostare il livello di sicurezza, creare altri utenti che hanno accesso a questa interfaccia web, e nella sezione schedulazione potete andare a schedulare alcune attività con orari di inizio e fine, che possono essere ad esempio, che ne so, la disattivazione di una porta. Magari immaginate di avere uno switch con delle porte PoE, potrete andare a schedulare la disattivazione di alcune porte in modo che i dispositivi si spengano, ad esempio, oppure se volete proprio tagliare fuori in determinati orari dei dispositivi dalla rete. La sezione più importante è ovviamente quella switching. Qui avremo
Innanzitutto un sommario di quello che succede nella Switch, quindi le porte eventualmente collegate o non collegate se sono state disabilitate o sospese. In Interface Configuration potete andare a specificare per ogni singola porta o per tutte, potete fare, vedete, sia Edit che Edit All, potete andare a specificare se abilitare o meno l'STP. Se non sapete cos'è, ho fatto un video proprio per l'appunto che parlo di questo, vi lascio il link qui sopra, e potete andare a personalizzare alcune impostazioni per ogni singola porta. Come vi dicevo, l'STP, se volete specificare manualmente la velocità della porta e quant'altro. Avete anche ovviamente delle statistiche. In port mirroring potete andare ad assegnare ad una porta di destinazione, vi faccio un esempio tangibile, se volete sniffare il traffico che avviene in una determinata porta, potete duplicare il traffico che arriva su una specifica porta anche su un'altra destinazione. Quindi immaginatevi di collegarvi ad una porta, non so, la porta 40, un computer con Wireshark, vi mettete a sniffare il traffico, potete dire allo switch di clonare tutto il traffico che avviene, che ne so, su una sorgente una o più, che ne so, sulla porta 8 o 9, volete sniffare quel traffico, lui clonerà tutto il traffico che arriva sulla 8 o 9 su questa porta 40, e si fa direttamente da qui specificando una porta di origine e una porta di destinazione. Ma solitamente comunque è una funzionalità che difficilmente viene utilizzata. In Loop Protection abbiamo, come vi ho spiegato in quel video, la possibilità di andare a abilitare il controllo di eventuali loop. Se lo vado ad abilitare, se guardate, lo abilito praticamente per tutte le porte. Adesso provo fisicamente a collegare un cavo di rete tra una porta qualsiasi e un'altra porta. Vediamo, vi faccio vedere cosa succede. In condizioni normali, se noi ritorniamo in dashboard, in condizioni normali le due porte causerebbero un loop, quindi sarebbe un disastro, in rete non funzionerebbe più praticamente nulla. Se attendiamo qualche secondo vedremo che le porte verranno disabilitate. Come vedete la porta 15 è stata assegnata rossa, quindi lo switch, io adesso voi non potete vederlo, ma i LED delle porte si sono completamente spenti. Come vedete è stata segnalata sospesa. Perché? Perché lui ha rilevato che abbiamo un loop in quelle porte. Se andiamo a vedere qua, sicuramente avremo delle statistiche. Eccola qua, loop detected, e lui ha bloccato quella porta. Questo, come vi dicevo, è fondamentale per evitare dei problemi di rete. Se continuiamo nel menu troveremo altre informazioni che non vi sto a spiegare, vi spiego solo trunk configuration. Ed è il famoso LACP di cui vi parlavo, possiamo andare ad aggregare più cavi di rete su un unico cavo, chiamiamolo virtuale. Se noi andiamo ad editare il trunk 1, possiamo andargli a dire che la porta 1 e la porta, no, la 1 no, che è quella in cui si sono collegato, la porta 4 e la porta 5 fanno parte di un trunk virtuale, di un cavo virtuale, e possiamo andargli a dire LACP. Quindi facciamo applica e lui praticamente andrà a configurare il trunk sulla porta 4 e 5, quindi per lui questa è una porta unica, è un cavo unico, quindi non avremo problemi di loop. Continuando nel menu Expanding Tree possiamo abilitare l'STP di cui vi parlavo. Vedete, vi fa specificare se volete utilizzare il protocollo standard STP o l'RSTP e il famoso Bridge ID di cui vi parlavo, il Bridge Priority. Se vogliamo andare ad abbassarlo, lui verrà classificato come switch master, come switch root. Ovviamente gli altri switch devono avere una priorità più alta o un MAC address più elevato, come vi ho già spiegato. Avete, vabbè, diverse statistiche e questa è la configurazione dello Spanning Tree, che come vedete è veramente, veramente semplice. Vi dà alcune informazioni come il Root Bridge Identifier e il MAC address, come vedete, dello switch. Questo è quello che deve essere inferiore per essere classificato come root. Proseguendo nel menu, ovviamente ragazzi, per ogni modifica che fate dovete applicare sotto e poi salvare la configurazione, altrimenti se lo switch si riavvia perdete completamente tutto. Continuando nel menu possiamo andare in VLAN, ci farò un video dedicato in cui vi faccio vedere proprio come si spostano, come si configurano tag e non i tag tra più switch, quindi andremo a collegarli fisicamente, quindi andiamo avanti. Va bene, nel menu avete altre voci, quelle che ci possono interessare sono la sezione diagnostica, dove avete un log di quello che succede,
E cosa importantissima, avete il Mac Table. In questa sezione voi andrete a analizzare tutto quello che è collegato su un'interfaccia, quindi in questo caso nella porta 1 sappiamo che abbiamo collegato questo MAC address, e se avremo altre periferiche collegate in rete potremo andare velocemente tramite i filtri, cliccando su filtri qua, andare a ricercare un MAC address, un dispositivo di una determinata VLAN ID o addirittura di un'interfaccia. Quindi questo in fase di diagnostica è comodissimo, perché se non sapete dove è collegato un dispositivo fisicamente, immaginate, basta vedere il MAC address della sua scheda di rete e ricercandolo qua voi saprete a quale porta dello switch è collegato. Quindi fantastico in cui abbiate delle reti che non, magari non sono state contrassegnate o reti che non conoscete, e quindi metterci mano sarà molto più semplice. Nella sezione maintenance invece potrete andare in backup and update, andare a scaricare una configurazione dello switch, quindi effettuando backup, oppure update nel caso in cui magari vogliate aggiornare il firmware ad esempio. Vabbè, potete ovviamente riavviarlo direttamente dall'interfaccia web e andarlo a resettare alle impostazioni di default. Queste sono, ovviamente poi, come vedete, lo switch ha diverse altre sezioni, ma diciamo che quelle che solitamente fanno comodo, si usano, sono queste che abbiamo mostrato. Poi vi ripeto, in quelle più particolari mi andrò a soffermare in altri video dedicati. Se il video vi è piaciuto mi raccomando metti un mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Ciao, alla prossima!